Ciao a tutti ragazzi, qui è giorno, la 1.7 si avvicina, siamo già alla terza fase del PTS, quindi siamo in procinto di vedere le ultime modifiche. Vi ricordo che ancora non c'è una data precisa per l'uscita della 1.7, per quella siamo ancora in attesa. Oggi volevo parlarvi un po' delle build alta gamma così tanto usate nella patch attuale, quasi da diventare indispensabili. Quindi, visti i recenti cambiamenti, la domanda è questa: la build alta gamma sarà ancora usabile nella 1.7 contro i gear set classificati? Prima di rispondervi vi ricordo di lasciarmi un like se il video vi piacerà o vi sarà utile e di iscrivervi al canale per ricevere sempre informazioni su The Division. Allora, build alta gamma e gear set classificati, quali sono le differenze maggiori? Partiamo dalle statistiche principali e prendiamo in esame per esempio le armi da fuoco. Facendo due conti, con una build alta gamma è capace di arrivare a 8.967 di armi da fuoco, senza contare naturalmente le mod, i talenti e quant'altro. Una build invece classificata, che ha le statistiche più alte, si arriva a 9.747. In ordine di grandezza di danno, se prendiamo la stessa arma, sempre senza contare i talenti, si attesta in uno scarso 5% di danno in più. In più anche la robustezza sarà un pelo maggiore, sempre per via dei valori più alti. Quindi un faccia a faccia così tra un'alta gamma attuale e un set classificato non finirà con un risultato sicuramente scontato, nel senso che sono molto vicini comunque come statistiche, il 5% è comunque colmabile. Ad un'alta gamma per esempio basterà usare il giubbotto della Barrett per colmare quel 5% rispetto al set classificato, oppure usare il vigoroso per colmare quella robustezza in più che il classificato appunto dà. Quindi da un certo punto di vista ci sarà un equilibrio nei meri numeri e la differenza la farà l'uso dei bonus dei 6 pezzi. Prendiamo per esempio il tanto acclamato assalitore. Già con un assalitore che magari ha il bonus della cura al massimo potrebbe essere più difficile da buttare giù, ma dall'altra parte la build alta gamma potrebbe rispondere, come detto, con il giubbotto vigoroso ed ovviare alla sua cura con una tacchetta di energia in più. Senza contare che il bonus dell'assalitore può essere benissimo interrotto da una flashbang EMP. Non scordiamoci inoltre che usare un set classificato ci mette davanti ad una strada a senso unico e senza via d'uscita, nel senso che siamo comunque bloccati con 6 pezzi e non si avrà la possibilità di usare quei pezzi alta gamma così utili sotto alcuni punti di vista, soprattutto in PvP. Quindi tra una squadra da 4 classificati e una squadra da 4 build normali o nominali, chi vincerà? Per quanto mi riguarda, se settata nel modo giusto, i classificati potrebbero anche essere sconfitti. E cosa potrebbe far perdere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra? Secondo me il Ninja Bike, lo zaino tanto bistrattato prima, sarà una pedina fondamentale nella 1.7 che permetterà di creare build alquanto fantasiose e soprattutto molto funzionali. Se qualcuno di voi ha seguito la live di ieri, ha visto qualche build creata da me con il Ninja Bike, devo dire che sono veramente molto forti e, come detto, funzionali. Per chi non lo sapesse, il nuovo zaino Ninja Bike ci darà la possibilità di aggiungere un pezzo in più ad un set che abbiamo equipaggiato. Se per esempio vogliamo costruire una build con 3 predatore, 2 banshee ed il ninja ci calcolerà 4 pezzi del predatore e 3 del banshee, quindi un pezzo in più per ogni set equipaggiato. Quindi per assurdo potrete anche costruire una build con 5 gear set differenti e il ninja bike per avere attivi tutti i pezzi dei due, tutti i bonus, scusate, dei due pezzi dei set equipaggiati. Quindi un pezzo molto forte che potrebbe dare del filo da torcere a tutte le build di cui abbiamo parlato fino ad ora, classificata e alta gamma. Questo perché, faccio un esempio, se la build nominale era così forte per via del 16% di danno dei guanti Skull, quel gap ora è facilmente colmabile magari usando una build fatta da 2 predatore per avere l'8% di danni in più con i fucili e i mitra, 2 banshee per il 10% di danni ai nemici fuori da riparo e appunto il ninja. Il pezzo in più potrebbe essere un pezzo a scelta, che potrebbe essere, non so, il vigoroso o magari un pezzo assalitore che con ninja ci sbloccherebbe il bonus dei due talenti con il 20% di stabilità. Quindi ecco qua che abbiamo un 20% di stabilità in più, il 18% di danni in più ed ecco colmato il gap con la build alta gamma. In più è da contare che magari facendo una build del genere si ha anche il bonus dei due pezzi del predatore che ci aumenta anche la velocità di ricarica. Quindi facendo dei calcoli di prima acchitto il tutto mi sembra abbastanza equilibrato sulla carta. Prove alla mano, ieri facendo un paio di build mi sono veramente trovato bene con il Ninja Bike, apre moltissime possibilità di build che possono essere combinate ed essere molto più funzionali di un 6 pezzi integralista. In più ragazzi, non scordiamoci che all'uscita della 1.7 saranno soltanto 3 i set presenti nella loot table e saranno il Dead Eye, la Stella Solitaria e l'Ultimo Rimedio, quindi non proprio i set migliori che abbiamo visto fino adesso.
Nei prossimi giorni vi consiglierò anche una build da mettere su per essere pronti a fronteggiare i nuovi eventi globali all'uscita della 1.7, in modo da riuscire a farmare più crediti globali possibili per comprare poi le casse e appunto prendere i pezzi classificati. In più dal PTS vi farò vedere un paio di build che secondo me funzioneranno molto bene nella patch 1.7 con il Ninja Bike. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto questo, della build alta gamma, dei set classificati, dello zaino Ninja Bike, insomma, questo qua è un video confronto, quindi ve lo faccio per capire anche voi cosa pensate di tutto questo. Io intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!